anche, diremmo, soprattutto le tematiche economiche al centro dei lavori di Bugugiate, anche perché in questi giorni, con il workshop Ambrosetti, le dichiarazioni del ministro dell'economia Saccomanni, queste tematiche naturalmente assumono un valore particolarmente importante. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore lombardo all'economia, Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, un'assemblea questa nazionale lombarda che, come ha detto il segretario federale, serve a preparare l'assemblea federale di Venezia. Sì, certo. Tra l'altro presenti anche tanti amministratori locali, poi sappiamo il tessuto della Lega, tanti imprenditori, quindi sono usciti temi veri, temi di un'economia che soffre e che tramite la Lega vuole avere delle risposte. Il rischio, ha detto anche il segretario, è quello che la crisi faccia poi esprimere ancora di più il nord da Roma. E questo è il dato di fatto, già oggi su 60 milioni alla fine il settore privato che mantiene tutta la baracca, i lavoratori del settore privato veri sono 7-8 milioni. Possono 7-8 milioni mantenere tutto il calderone di 60? Chiaramente diventa sempre più difficile e quindi noi dobbiamo fare di tutto per rompere queste catene, non quelle di cui parla Letta che non ci convincono. Le catene vere sono quelle che opprimono, in particolare il nord che è al limite di sopportazione e come Lega dobbiamo trovare in ottica appunto a breve con l'Assemblea federale che faremo il 21 e il 22 delle risposte concrete e forti. Direi che siamo sulla buona strada. In questi giorni il Ministro dell'Economia però ha detto che ci potrebbe essere una ripresa nel quarto trimestre, però se c'è una crisi politica questa non sarà possibile di far risalire lo spread. Sì, ancora chiacchiere sullo spread. Sta di fatto che al di là delle chiacchiere l'Italia è l'unico paese al mondo in recessione, ci sarà un perché. Sempre oggi dal workshop Ambrosetti, Saccomanni ha detto che ci sarà a breve una legge delega per quanto riguarda il fisco, per avere un fisco più leggero. Guardi, gliela faccio semplice. L'anno 21 dovrebbe entrare in vigore il cosiddetto fiscal compact, cioè dovremmo ridurre il debito di 45 miliardi all'anno per 20 anni. Peccato che tu inizi a ridurre il debito quando non ne fai di nuovo, cioè quando pareggi entrate e uscite. Per pareggiare entrate e uscite mancano 45 miliardi. 45 più 45 fanno 90, 90 mila milioni. Cioè il governo dovrebbe trovare nella finanziaria, nella legge di stabilità, 90 miliardi per l'anno 21. Ora, se non ne ha trovati due per l'IMU, perché hanno solo spostato la prima rata, del resto non si sa niente, dove trovano 90 miliardi? Di questo tutti sono consapevoli, ma nessuno dice nulla di questo. Chiacchiere. Sarà possibile neanche ridurre il cuneo fiscale, perché anche questo hanno detto che c'è un'intenzione di fare. Secondo me è impossibile, o meglio, è impossibile se non si fa l'unica cosa che va fatta, cioè applicare i costi standard. Viceversa, vediamo che vengono stabilizzati i precari della pubblica amministrazione. Si mandano in pensione in anticipo a 57 anni il personale della pubblica amministrazione dicendo ai poveri esodati che devono stare fino a 65 anni a cercarsi un lavoro. Questo è quello che sta facendo il governo, un disastro. È poco realistico, così ha definito oggi Saccomanni l'accordo tra sindacati e Confindustria e potrebbe anche costare. Cosa ne pensi? Penso quello che ho detto prima, il governo dovrebbe trovare 90 miliardi per l'anno 21, non ne ha trovati due, quindi siamo veramente solo agli slogan e alle chiacchiere. Anche la task force annunciata per ridurre la spesa pubblica. La spesa pubblica, anche con il mitico governo Monti, è aumentata di 10 miliardi, da 800 a 810 miliardi. Noi vediamo sempre e solo aumentare la spesa e parallelamente sempre aumentare anche le tasse. Peccato che abbiamo raggiunto il livello massimo sostenibile di tassazione.